Marco Distort ci darà alcune comunicazioni su Leggere e Intelligere, questa associazione che è nata in occasione del convegno precedente di dicembre, proprio per organizzare questo tipo di incontri. Ecco, ora ci darà qualche comunicazione ufficiale in qualità di presidente di Leggere e Intelligere. Allora, come molti di voi sapranno, Leggere e Intelligere è un'associazione culturale che è nata su iniziativa di alcune persone che, pur provenendo da ambienti ecclesiali diversi, avevano uno spiccato interesse nei confronti di approfondimenti biblici ed erano motivate queste persone proprio da questo desiderio di scavare più a fondo nella parola di Dio, soprattutto per esaminare certe impostazioni dottrinali per capire se erano, diciamo, radicate nella rivelazione di Dio oppure erano frutto di interpretazioni particolari influenzate da schemi interpretativi preconcetti. Perché noi vogliamo attenerci a quanto Dio dice e quando noi ci mettiamo davanti al libro di Dio, la parola del Signore, noi dobbiamo avere la consapevolezza di stare maneggiando qualcosa di solenne, di sacro, che viene dal cuore e dalla mente di Dio. E quindi dobbiamo capire bene quello che Dio vuole dirci e non quello che noi crediamo che Dio voglia dirci. Per cui ogni persona che ha costituito il comitato promotore di Leggere e Intelligere si è mossa dalla propria realtà ecclesiale ed è confluita in questo gruppo che potremmo definire gruppo di ricerca, e tali persone non avevano e non hanno una totale e assoluta uniformità di pensiero sulle tematiche affrontate, ma volevano semplicemente proporre degli stimoli di riflessione, degli spunti di riflessione proprio per avere una maggior consapevolezza di quello che la parola del Signore dice. Sono stati affrontati alcuni argomenti, alcuni sono stati resi pubblici, tra un attimo diremo anche quello. Non sempre c'è stata la piena condivisione tra le persone, perché capite che provenendo da ambienti ecclesiali diversi, vuoi o non vuoi, si è comunque influenzati da quello che noi ci portiamo dietro, anche se l'obiettivo è quello di fare piazza pulita di ciò che non è biblico, non è fondato sulla parola del Signore. Quindi non sempre c'è stata una piena condivisione, ma tutto questo non ha portato a inficiare i presupposti fondamentali della salvezza, è chiaro. Ognuno dei componenti del comitato promotore di Leggere e Intelligere aveva già un suo personale ministerio cristiano, un suo impegno, un suo servizio che portava avanti da molti anni, chi nel campo della predicazione, chi nel campo dell'insegnamento, chi nel campo editoriale, chi nel campo delle produzioni audiovisive, eccetera. Leggere e Intelligere come associazione non ha fatto altro che riunire queste realtà personali, personali in quanto persone, formate da persone, per sviluppare, così come abbiamo detto al convegno di Siena, per sviluppare una serie di sinergie che potessero mettere insieme realtà, doni diversi, con aspetti diversi. Infatti l'aspetto interdenominazionale dell'associazione è diventato un po' un punto di forza, perché noi ci rendiamo conto che nel mondo evangelico è estremamente difficile dialogare. Siamo riusciti a creare, a costruire degli steccati, questi steccati sono diventati dei muri, questi muri sono diventati più grossi della muraglia cinese. L'aspetto interdenominazionale, dicevo, è stato un po', è diventato un punto di forza del dialogo e del confronto all'interno dell'associazione, perché è diventata la testimonianza concreta di come si possa dialogare, di come si possano piegare le ginocchia in preghiera davanti a Dio, di come si possa manifestare l'amore e il rispetto reciproco, pur avendo opinioni differenti, caratteri differenti, ve ne sarete accorti, approcci relazionali differenti. Il convegno che noi abbiamo organizzato a Siena nel dicembre scorso
sugli Atti degli Apostoli è stato un po' il punto di partenza ufficiale dell'associazione, che comunque si è poi costituita più o meno formalmente dopo, successivamente. Ora, nei 4 mesi successivi a quel convegno, grazie alla sua visibilità sul canale YouTube, il convegno ha innescato una serie di reazioni a catena. Da una parte abbiamo avuto molti riscontri positivi, abbiamo avuto molti incoraggiamenti a continuare questo percorso di approfondimento biblico, abbiamo anche avuto molte adesioni al progetto, persone che ci scrivevano, che ci incoraggiavano, che volevano capire di più, che volevano esserne partecipi di tutto questo. Dall'altra parte, però, una piccola fetta dell'evangelismo italiano ha avuto fortissime reazioni negative, dissenso, condanna, accuse di eresia, proclami di scomunica da parte di chi si è autonominato paladino della verità, fratture nella comunione, abbandoni di precedenti progetti comuni, amicizie di vecchia data diventate inimicizie. In qualità di presidente dell'associazione Leggere e Intelligere, ero stato invitato da una radio evangelica per una trasmissione in diretta, un'intervista in diretta, nella quale mi avrebbero fatto delle domande e gli ascoltatori avrebbero potuto intervenire facendo delle domande via chat, alle quali io in diretta avrei risposto. Qualche giorno prima della trasmissione mi hanno informato che il direttore di questa radio ha ricevuto forti pressioni affinché io non parlassi. È triste quello che sto dicendo, molto triste, molto. Ma questo ci fa capire un qualcosa che vi dirò tra un attimo. Pensate che, tanto che ci siamo, qualcuno ha voluto prendere le distanze da me, perché sono amico di Fernando De Angelis, l'eretico degli eretici, perché ho applaudito per 4-5 secondi un suo intervento al convegno di Siena. Capite che questi aspetti indicano un certo livello di spiritualità che lascia un pochino a desiderare. Le persone che mi conoscono bene, io vi sto parlando come Marco e come presidente di Leggere e Intelligere. Le persone che mi conoscono bene mi hanno chiesto: ma chi te l'ha fatto fare? In effetti, secondo alcuni, io mi sono giocato la faccia e mi sono giocato la reputazione. Premetto, per chi non mi conosce, io ho lasciato il mio lavoro da insegnante 18 anni fa per servire il Signore a tempo pieno, scrivo, eccetera. Mi hanno accusato di essermi giocato la faccia e la reputazione per Leggere e Intelligere. La mia risposta è: vero. Sapete perché l'ho fatto? Perché volevo dimostrare la realtà di quanto ho scritto nel mio ultimo libro sul risveglio spirituale, circa le gravi malattie spirituali che stanno affliggendo la Chiesa italiana: spirito di giudizio, spirito di critica, condanna, disprezzo, prese di posizione, prese le distanze. Certi cristiani che si ergono a paladini della verità, strumentalizzando i fatti a proprio vantaggio. Alcuni esempi? Il desiderio di riscoprire le radici cristiane della fede, delle radici ebraiche della fede cristiana, diventa la volontà di giudaizzare la Chiesa. Qualcuno ha detto: ma volete anche circoncidere i maschi? Riflettere sulla dimensione celeste o terrena del regno di Dio diventa una blasfemia eretica. Dire che forse la sposa non è la Chiesa ma Israele
diventa una falsa dottrina da condannare senza appello, e potrei continuare fino a stasera con questi esempi. Allora io ho accettato, e qui lo dico pubblicamente, io ho accettato di mettere in gioco la mia reputazione perché ritenevo doveroso far emergere una situazione deplorevole di coloro che vogliono solo giudicare e condannare, per far capire che finché i cristiani saranno soggiogati da una sorta di atteggiamento inquisitorio che paradossalmente, anche se siamo evangelici, è di stampo vetero-cattolico, accusandosi e giudicandosi a vicenda, non ci potrà essere nessun risveglio spirituale delle nostre coscienze. Amen. Ci rendiamo conto che le tenebre stanno coprendo sempre di più questo mondo? Ci rendiamo conto dei segni profetici che stanno arrivando da Gerusalemme, fratelli e sorelle? Ci rendiamo conto che il re dei re deve tornare per stabilirsi sul trono di Davide e per mantenere e stabilire finalmente il suo regno? Ma ci rendiamo conto di questo oppure no? Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, dice Isaia. Alleluia! Perché noi stiamo aspettando questo. Ora, i cristiani italiani hanno la drammatica urgenza di risvegliarsi. La parola di Dio dice: risvegliati o tu che dormi, e Cristo ti inonderà di luce. Lo dice l'Antico Testamento, lo riprende Paolo nella lettera agli Efesini. Devono parlarsi l'un l'altro, i cristiani, rinati, risvegliati, come dice il libro di Malachia. Dobbiamo unire le nostre forze in una sinergia spirituale che dimostri una vera e più profonda realtà interiore dei veri discepoli di Gesù Cristo, cioè colui che con il suo sangue ha acquistato gente da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E la dimostrazione della potente azione di Dio siete voi, fratelli e sorelle. Siete voi che venite da diverse regioni italiane, stamattina è stato detto, dal Piemonte alla Sicilia. Siete voi che avete deciso oggi di venire qui, avete fatto una scelta. Oggi era un giorno di festa che voi avete dedicato per essere qui, ascoltare la parola del Signore, per essere qui, per parlarci, per stare insieme, per sentire la comunione, per sentire quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite. Gloria al Signore per questo. Avete fatto una scelta. Questa però non deve essere soltanto una scelta legata a un interesse puramente intellettuale, di conoscenza, ma deve essere anche e soprattutto una scelta di consacrazione spirituale, perché anche in Italia il Signore ha un popolo che si sta risvegliando. Ci sono tanti fratelli e tante sorelle, noi lo sappiamo, voi lo sapete, come voi, che hanno smesso di guardarsi con diffidenza e con giudizio, ma che hanno scelto di avere il coraggio di guardare al Signore, di guardare in alto, hanno scelto di guardare insieme e con trepidazione alla realizzazione profetica del disegno di Dio. Perché i tempi sono cupi, i tempi sono bui, e invece di guardare in alto, invece di stringerci insieme per aspettare il ritorno del Re, noi ci guardiamo in cagnesco, ci spariamo alle spalle il fuoco amico, come si dice, ci pugnaliamo. Allora, leggere e intelligere, a questo punto, possiamo dire che è stato uno strumento per far emergere ciò che alcuni hanno nel cuore: spirito di giudizio, condanna, la volontà di elevare altisonanti proclami di scomunica,
presunzione di essere gli unici depositari della verità, quando noi non siamo nient'altro che dei miserabili che ogni giorno hanno bisogno della grazia e della misericordia di Dio. Ma vedete, vedete fratelli e sorelle, il punto ora non è leggere e intelligere, bensì il risveglio spirituale dei cristiani italiani, dei credenti italiani. La priorità non è difendere un'associazione culturale qual è leggere e intelligere. Il punto fondamentale è la necessità di una rinnovata consacrazione al Signore della gloria. E questa consacrazione al Signore della Gloria deve portare davvero a un profondo e duraturo risveglio di tutti i credenti nella nostra nazione. Amen. Il punto focale della nostra azione deve essere un ritorno alla Scrittura. Un ritorno alla pura Scrittura, alle sue radici ebraiche, senza essere influenzati da interpretazioni che creano solo barriere, visioni particolari. Questo era semplicemente ciò che voleva proporre leggere e intelligere. Tuttavia leggere e intelligere è una meteora. Uno dei suoi frutti, anche se non erano certo queste le sue intenzioni, perché come associazione culturale voleva semplicemente fare della ricerca, comunque uno dei suoi frutti è stato quello di portare alla luce alcuni atteggiamenti. A questo punto ognuno può trarre le sue conclusioni. Quanto a noi membri del comitato, continueremo a portare avanti questo doppio progetto. Da una parte l'approfondimento dello studio delle scritture e la riconsiderazione delle radici ebraiche della fede cristiana, dall'altra l'incoraggiamento a tutti i credenti di rinnovare la loro consacrazione al Signore, perché si realizzi questo profondo e duraturo risveglio delle nostre coscienze, dei nostri cuori, dei nostri spiriti. Questo progetto però sarà portato avanti in modo diverso. Leggere e intelligere è diventato per qualcuno una realtà fastidiosa. Pensate che è stato accusato leggere e intelligere di essere un covo di scomunicati, un covo di perversi, un covo di falsi profeti e falsi dottori e di eresia. Ok, le cose scivolano, si pensa questo, va bene, vuoi continuare ad accusare? Va bene, continua. Dicevo, leggere e intelligere è una meteora. Le meteore solcano il cielo per un momento e poi scompaiono. In qualità di presidente di Leggere e Intelligere, in pieno accordo con il comitato promotore, vi comunico che da questo momento leggere e intelligere si scioglie. Non ha più ragione di esistere. Qualcuno si guarda, vedo sguardi persi, spaesati. Cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Non preoccupatevi. Non preoccupatevi. A livello formale si scioglie. Ma le sue finalità, i suoi progetti, e ne abbiamo tanti, ve lo assicuro, i suoi programmi, e anche questi sono tanti, i suoi obiettivi saranno comunque portati avanti, ma in modo diverso. Non più sotto un'etichetta, ma in modo più personale. Alcune persone che hanno fatto parte, fanno parte di Leggere e Intelligere, continueranno le loro sinergie, la loro collaborazione, i loro intenti,
nel pieno rispetto reciproco, con gli obiettivi che vi ho detto prima di approfondire lo studio delle scritture e le radici ebraiche della nostra fede da una parte, e incoraggiare i credenti a risvegliarsi, ad avere una nuova consacrazione al Signore. Però verrà portato avanti in modo diverso, alcuni ci saranno, rimarranno, alcuni no, andranno in un'altra direzione. Le sinergie che si sono create fino a questo momento di leggere e intelligere potranno rimanere in essere là dove queste saranno funzionali agli obiettivi di studio delle scritture, per incoraggiare una maggiore collaborazione tra i credenti, con il fine, lo ripeto, di un vero risveglio spirituale nelle chiese. In realtà le persone che sono confluite per un tempo in leggere e intelligere continueranno a realizzare autonomamente i propri programmi, ma integrandosi tutte le volte che sarà utile. Noi continueremo questo discorso, continueremo questo cammino, semplicemente non più con questo nome. Qualcuno rimane ancora spaesato, vero? Non è certo un arrendersi, anzi, semplicemente indossare altre armi per un combattimento diverso. Amen. Allora, a questo punto, noi di Leggere e Intelligere, ex, insieme a voi, che ci avete sempre incoraggiati, ci avete sostenuti, posso dire che siamo grati al Signore. Siamo veramente grati al Signore per tutto quanto è stato possibile realizzare, anche perché dal convegno sugli Atti degli Apostoli di dicembre abbiamo realizzato progetti editoriali che continueranno. Abbiamo in mente diversi convegni, tra cui quello sull'Apocalisse a cavallo di settembre e ottobre. Abbiamo in mente di creare momenti di ricerca biblica, incontri, seminari, corsi, tavole rotonde. Addirittura noi possiamo impegnarci di organizzare incontri di studio intensivo su varie tematiche in varie zone d'Italia dove c'è un interesse, dove c'è una richiesta, per creare questa rete di ricerca e di risveglio, in modo che si possa fare insieme un percorso se ci sono i presupposti per una proficua crescita insieme. Devo anche fare una confessione personale. Sembra un paradosso, perché forse, lo dico perché tanto è di dominio pubblico questo, io sono quello che è stato preso più di mira, ma sono sereno, sono contento, lo dico con il cuore libero, perché ho potuto constatare su quali basi si fondava la presunta, permettetemi questo termine, la presunta comunione che le persone dicevano di avere con me. Sono sereno per il fatto che con qualcuno si sia operata una frattura, con qualcun altro un allontanamento, mentre si è consolidata invece una più profonda comunione con tanti altri, sempre del movimento al quale io appartengo, perché d'ora in poi questo mi consentirà di agire in modo diverso, perché d'ora in poi saprò su chi fare affidamento. E lo dico in maniera decisa, in maniera determinata, anche se posso sembrare poco umile. Ma sapere su chi poter fare affidamento per progetti comuni di crescita, di edificazione, di formazione delle varie chiese locali è davvero una grande benedizione. E io sono grato al Signore per questo, perché a volte il Signore ci fa passare attraverso il deserto,
ma nel momento in cui il deserto sembra più arido del dovuto, ecco che lui ci fa trovare una sorgente di acqua viva. Allora noi andremo avanti con questi progetti, programmi, confidiamo nel sostegno del Signore, il Re che deve venire. Siamo confortati a realizzare questi progetti anche dal sostegno e dall'incoraggiamento di tante persone come voi, cari fratelli e care sorelle. E devo dire che sono veramente felice di vedere i vostri volti, sono veramente felice di vedere come il Signore sta operando in modo trasversale, perché questi sono segni di un desiderio di consacrazione dei credenti, del rinnovamento della nostra fede, e sono segni, anche quelli che ci diceva questa mattina il fratello Tony Sperandeo, sono segni che il Signore è all'opera. E allora, anche se le tenebre vogliono coprire questo mondo, dall'altra parte noi sappiamo che tutto ciò che il Signore ha profetizzato e ha promesso si sta per realizzare. Alleluia! Grazie Marco. Pensavo ora, prima della pausa caffè, che tutti stanno aspettando, pensavo di approfittare di questo momento caldo in cui abbiamo fresche le cose che sono state dette per organizzare una sessione di domande e risposte. Se avete delle domande da porre agli oratori di oggi, questo è il momento buono. Anzi, chiedo a Enzo se c'è quel microfono senza fili che mi avevi fatto vedere prima. Vi incoraggio di approfittare di questo tempo, magari dedicheremo una mezz'oretta fino alla pausa caffè, insomma. Io mi chiamo Marco, vengo da Parma. Prima, parlando dei 10 lebbrosi, ha detto che Gesù ha detto loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Uno solo è tornato indietro, e ha detto, se non ho capito male, che la guarigione è verso Gerusalemme, quindi. Furono guariti mentre andavano verso Gerusalemme. Funziona questo? Sì. Cioè, quello che è tornato indietro allora, cioè furono guariti tutti. Sì. Però 9, quando si sono visti guariti, sono corsi verso il tempio per andare a casa. Uno ha detto: voglio tornare indietro a ringraziare Gesù. Ah, okay. E quello che è ritornato indietro era un samaritano, sì. Dice il racconto. Perciò un samaritano, cioè un non ebreo, è stato guarito. Esatto. Ma è stato guarito andando verso il Tempio di Gerusalemme. Quindi è stato guarito perché ha riconosciuto l'elezione di Israele. Sì, però quando gli ha detto andate a mostrarvi i sacerdoti, ma i sacerdoti sono a Gerusalemme nel Tempio, quindi tutto sì, andava... I sacerdoti della sua religione erano su un altro monte. Ah, ok, basta. Ok, adesso ho capito il concetto. Va bene, ok, grazie. C'era qua. Tanto io mi chiamo Franca Smeraldi. Allora, volevo fare complimenti a Marco, perché io ho letto questi libri e veramente il Signore ha parlato al tuo cuore, è il Signore che guida la tua anima, la tua voce. Vai avanti, giudici in questo mondo non ne abbiamo, l'unico giudice giusto è Gesù. Amen. Lui ci giudica, lui ci deve giudicare su tutto quello che... Quindi lasciamoci passare di dosso quello che ci viene. Perché veramente il giusto è solo Gesù Cristo, e solo a Lui noi ci dobbiamo rivolgere. Perché tanta gente, io sono 45 anni che sono nella fede, e ne ho sentiti tanti, ne ho visti tanti, ma non mi sono mai allontanato dal Signore, anche pur sentendo questo, quello, quell'altro. Quindi Marco, e Dio ti benedica,
e che veramente puoi condurre ancora questa strada e scrive per quello che senti, per quello che succede, per la realtà delle cose. Ti ringrazio di vero cuore. Grazie. Amen. Amen. Qualche domanda? Tutto chiaro? Fratello Marco, sono Patricia dell'Ecuador e è la prima volta che vengo a questa riunione grazie a mio fratello Carmine. La mia domanda è questo: se scioglie questo organismo vivo per le critiche o perché il Signore gli ha parlato, così come per formare questo gli ha parlato che doveva scioglierlo? Uno. Secondo, al venire io qua ho sentito la conferenza di ognuno fratello, e io mi sento identificata con ogni cosa che loro hanno detto, perché è la cosa che Dio ha parlato alla mia vita quando sono arrivata a questo paese 15 anni fa. Io ho conosciuto la parola a Messico, in Messico, e il Signore mi ha portato qui perché Lui ha voluto. Io mi ho rifiutato a Lui di dirle: no signora, l'Italia no, inviami a qualunque posto meno all'Italia. Però a Lui gli ha piaciuto e mi ha portato qua. E lo ha fatto perché adesso riconosco che questo era il posto con voi per poter portare questa parola a un mondo, a una chiesa, a un organismo vivo come il corpo di Cristo, però che lo stesso popolo lo ha fatto quadrito. Lo ha fatto quadrito e noi vediamo le conseguenze. È vero, le ombre e la tenebra sta cubrendo la stessa chiesa, e il Signore ci ha portato come un portavoce per svegliare al popolo e al corpo di Cristo. E io voglio che voi che lei mi dica qual è la ragione specifica di questo scioglimento, perché se siamo qua è per volontà di Dio. E io penso personalmente che se mi ha portato del mio paese 8.000 miglia, non mi ha portato unicamente per ascoltare questo, perché dobbiamo di essere un solo corpo. E io finisco con questo: il Signore mi ha detto a me 10 anni fa, stando qua, che doveva di pregare per la unità del corpo di Cristo. Basta denominazione, il Signore ha detto, perché siete uno in mio corpo. Perché una chiesa sola è una chiesa perdente, però un corpo unito, una chiesa unita, dice, siete vincente. E io quello è lo che sto cercando, però mi sento e mi ho sentito con gioia sentire a voi tutto, però con lo che lei ha detto mi ho sentito un po' commossa e dico: ma che sta succedendo? E mi scuso davanti a ognuno di voi, fratelli miei. Però io voglio che questo per me è l'inizio di qualcosa grande del corpo di Cristo, non come istituzione, perché io non predico un'istituzione, un organismo, un'organizzazione, io predico a Cristo. E io dico che se noi abbiamo questo stesso sentire, entonces continuiamo unito, continuiamo portando questo pensiero spirituale che il Signore ha messo in noi. E io voglio che explique per che ragione deve sciogliersi, o forse io ho capito male perché ancora il mio italiano è molto molto parco, molto limitato. Grazie. Non è affatto limitato il tuo italiano, gloria al Signore. Amen. Brava. Allora, ovviamente leggere e intelligere non si scioglie per paura delle critiche, perché altrimenti saremo dei pagliacci. No, avremo la coda di paglia, assolutamente. Queste scivolano, ma è una convinzione che è maturata in noi
perché crediamo moltissimo in questa sinergia e in questa miccia che deve innescare un qualcosa di più grande per la gloria di Dio, non degli uomini. E allora questo può essere portato avanti da persone, non da un'associazione culturale che ha un suo statuto, eccetera. L'associazione culturale è un qualcosa di riduttivo. Quindi abbiamo sentito questa necessità di essere guidati dallo Spirito, non che prima magari non fossimo guidati dallo Spirito, ma non come associazione culturale, ma come uomini e donne, figlioli di Dio, provenienti da diverse realtà di Chiesa, che sentono nel loro cuore il desiderio mosso e amplificato, infiammato dallo Spirito Santo, per poter cambiare qualcosa qui nel nostro paese che noi amiamo, che noi amiamo. Quindi è semplicemente per questo, per avere una maggiore libertà di azione, anche se vogliamo, una maggiore interdipendenza, non essendo legati a una struttura che potrebbe essere limitativa, non essendo legati a uno statuto di un'associazione culturale, ma essere delle persone che vogliono diventare servi e strumenti di Dio, mossi dallo Spirito Santo, per creare quello che abbiamo nel cuore e che abbiamo condiviso prima. Ecco perché. Grazie per la domanda. Senti, però c'è una cosa. D'accordissimo col fatto che lo Spirito Santo non ha bisogno di avere un cappello di un'associazione culturale, però l'associazione in quanto tale riesce a essere anche l'associazione riesce a essere anche uno strumento di collegamento, per cui chi vuole partecipare a un dibattito, essere informato, a dare una forma di contributo, ci trova un canale. Questa funzione non dovrebbe essere persa. O un blog, perché internet in fin dei conti è una realtà per quasi tutti noi, penso, o un blog, una qualche altra forma, potrebbe essere molto utile per mantenere i contatti. Sicuramente, a livello pratico, a livello organizzativo sicuramente. Ci sono delle mailing list, ci sono dei contatti, ci sono persone alle quali ci si può riferire e offrire la disponibilità. Quando si organizzeranno degli eventi, no, nell'ambito di questi progetti che nella nostra mente si dovranno ampliare sempre di più, ecco, poi si creerà un qualcosa che si svilupperà praticamente da sola, ma i contatti ci sono, le mailing list ci sono, eventualmente tu parlavi di internet, parlavi di social network, ma certamente. Sì. Dunque, finora questi collegamenti ci sono stati soprattutto attraverso due, diciamo, canali. Uno è una mailing list che ho io, uno mi fa una domanda, io rispondo e la passo a tutti. Quindi in questo modo chi è interessato a dei chiarimenti o a degli interventi si crea questo dibattito. Dall'altro c'è Giuseppe Esposto, che è esperto in tutto questo e che già qualcosa avevi fatto, mi sembra, no? Un sito, eccetera, eccetera. Quindi nulla vieta che persone come te o altri, diciamo, creino una struttura o un modo per relazionarsi, per confrontarsi, per raggiungere degli altri obiettivi, capito? Quindi non è che a un certo punto cessa qualcosa che già c'era, capito? Certamente c'è da svilupparlo, perché siamo stati sorpresi dall'esplosione positiva di tutto questo, no? E quindi molto dipenderà da chi si proporrà a concretamente fare le diverse cose. Grazie.
Poi aggiungo solo una cosa. Poi comunque le persone che fanno parte di questo progetto alle spalle hanno comunque già delle situazioni, hanno delle realtà che proseguono, delle realtà consolidate che proseguono, vanno avanti e quindi poi confluiranno in qualcosa che si può comunque creare, sì. Io mi chiamo Miriam Berri. Mentre il fratello Marco parlava, io ho avuto un'immagine, diciamo. Quando diceva del fatto di sciogliere questa associazione che era come una meteora, mi è venuto in mente Davide quando Saul cerca di fargli indossare la sua armatura e come Davide successivamente vada al fiume, raccolga i 5 ciottoli e con quelli uccida il gigante Golia. Quindi ho visto questo nuovo aspetto nel quale si vuole conformare questa vostra associazione in quei ciottoli che abbatteranno quel gigante. Grazie. Grazie, grazie Miriam. I want to say something also to Marco and to all the committee. Allora, voglio dire qualcosa a Marco, a Fernando e anche tutto il comitato. When you deal with the teaching about Israel. Quando voi avete a che fare con dei nuovi insegnamenti riguardo Israele. It's relating to the coming of Yeshua. Questo ha a che fare col ritorno di Gesù. The beginning and the end. L'inizio e la fine. It's a preparation for the bride of Christ to be completely purified and sanctified. È in relazione con la sposa di Cristo che viene completamente purificata, preparata per l'incontro. So it is a message of holiness. È un messaggio di santità. And it's a message of dedication back to God. Ed è un messaggio di riconsacrazione a Dio. We have been turning away from the word of God. Noi stiamo di nuovo. Noi ci siamo allontanati dalla parola di Dio. And from the Spirit of God, we need to come back. E dallo Spirito di Dio, e quindi abbiamo bisogno di tornare indietro. So the message of Israel is always a message of repentance, to go back. Quindi il messaggio di Israele è sempre un messaggio di pentimento, di tornare indietro. And I'm so encouraged to hear this message today. Il messaggio di Israele voglio incoraggiare ad ascoltarlo ancora oggi. So I want to encourage you to say you're in the good direction. Voglio incoraggiarvi dicendo che siete sulla direzione giusta. But I also want to say when you speak the message of Israel you are entering into spiritual warfare. Ma quando voi predicate il messaggio di Israele, voi entrate in un combattimento spirituale. And the enemy is not a gentleman. E il nemico non è un gentiluomo. Is a liar, is a thief. He's going to destroy your reputation and he's going to try everything to break you down. Allora, è un ladro, è un bugiardo e cercherà di fare di tutto per distruggere la vostra reputazione e per atterrarvi. So I want you to be aware that this type of message, the truth, is dangerous for the enemy. Voglio che siate pienamente consapevoli che questo tipo di messaggio, la verità, è pericoloso per il nemico, è una minaccia per il nemico. And I want you to encourage you to pray for the teachers here of those committee. E voglio incoraggiarvi a pregare per questi insegnanti, per i membri di questo comitato qui. They need your prayers. Loro hanno bisogno delle vostre preghiere. A fight is not against flesh and blood. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. But against spirits and we need to stand against the enemy. Ma contro gli spiriti e noi abbiamo bisogno di essere saldi di fronte contro il nemico. So my word to you Marco and to all the people, the teachers of the committee here, is be strong and of good courage. Quindi il mio messaggio finale a te Marco e a tutte le persone del comitato e a voi qui è siate forti e coraggiosi. And at the end of the book, you know we win. Jesus is coming back anyway, so. E alla fine del libro, sapete, noi vinciamo perché Gesù torna. Qualche altro intervento? Altrimenti io direi che facciamo una pausa caffè e di
un quarto d'ora? Ah, qualcuno non so che deve partire. Comunque, facciamo una pausa che fa, diciamo, di un quarto d'ora, massimo 20 minuti, perché poi io, dunque, era previsto che io dessi un messaggio conclusivo, ma siccome due motivi: uno, non riuscirei mai a stare nel quarto d'ora che mi è stato assegnato, e questo non è bene; secondo, vorrei approfittare di questa grande sorpresa che per me oggi di avere qui Tony Sperandeo con noi, per dare la parola a lui per un messaggio conclusivo che anche per me è una grande attesa, ecco. Quindi facciamo questo coffee break fra 20 minuti, vi prego. Che è conclusivo, l'Apostolo Giovanni che lo dà nella sua prima epistola, rispetto a tutto quello che abbiamo detto, c'è una parola ferma, forte, che vi voglio lasciare, è un comandamento nuovo ma poi è vecchio, e dice così: le tenebre stanno passando. Coffee break.